Allora, eccoci qui con Genesio Bevi l'acqua. Ormai ci vediamo un po' spesso, un po' troppo spesso, quasi al limite del sospetto. Abbiamo fatto l'evento di Moto dei Miti che è andato benissimo. Bello, E stato facciamo vedere, raccontiamo, no? Poi abbiamo sempre la possibilità di raccontare un sacco di cose, un sacco di fatti, un sacco di eventi, di cose successe, a livello sportivo, parasportivo, no? Con tutti gli aneddoti dei piloti, dei campioni che abbiamo apprezzato. E poi Genesio mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, visto che sei sempre così pignolo su certe situazioni nuove, così ti racconto una cosa che è successa, che non ma mi hai raccontato. sì, che è successa ma non è successa, cioè Non che c'è è stato, non è successo. successa ma ci è mancato poco che succedesse, insomma, una cosa Sì. abbastanza sulla falsariga di alcune cose che vediamo adesso, no? Perché io avevo già notato una cosa del genere, però quando siamo qui siamo sempre abbastanza di fretta e non c'era stato il tempo per spiegare No, ma tu hai bene, preso spunto evidentemente, guardando qua in giro hai trovato qualche cimelio, diciamo, di qualche anno fa e qualcuno stonava perché non era che non mi mai... tornava. No, non ti tornava perché non poteva ritornare. Di fatto parliamo, diciamo, di una presunta sponsorizzazione che non è mai avvenuta con un'entità molto, molto, molto grande e che io naturalmente mi sono mosso in una maniera, diciamo così, cauta per non incorrere in qualche, diciamo, figuraccia. Allora, io ho visto te come ti sei mosso su degli argomenti che naturalmente non voglio entrare nel merito perché poi ognuno farà quello che riterrà opportuno per verificare o Lo meno. facciamo comunque a scopo investigativo e a tutela di cose che possono succedere, perché è chiaro, no? Io Questo non può no, io non essere. lo faccio, io ti rispondo solo a te No, e ti no. dico volentieri, faccio questa precisazione, diciamo, su alcuni aspetti perché una cosa simile è riguardata anche il mio team, me come persona ho speso molto tempo e molte energie per cercare di capire che cosa stesse succedendo, no? Intorno a cavallo tra il 2012 e il 2013 ho avuto, diciamo, la fortuna, se fosse stato tutto vero, e la sfortuna invece che non era per niente vero, di incontrare delle persone comunque che mi hanno proposto una sponsorizzazione molto molto pesante. È Una vero, partnership. sì, una partnership che poi partnership significa a noi interessava qualcuno che credesse nel nostro progetto, che ci desse dei soldi per fare comunque una squadra a livello che sempre abbiamo fatto, poi in realtà anche senza questo fatidico sponsor. Allora, fui avvicinato, diciamo, da personaggi diciamo, della procacceria degli sponsor, no? Però io per natura, siccome vivo un mondo fatto di aziende e quindi di industria, di commercio, cioè, ho sempre il sospetto che le cose siano troppo grandi, troppo sopravvalutate di primo impatto, per cui sono sempre alla ricerca di capire se tutto quello che poi mi si dice si corrisponde. Nel mondo specialmente della sponsorizzazione è molto sottile diciamo così, il filo che regge la verità dal protagonismo di alcuni procacciatori e quindi tenevo un po' a distanza fino a quando poi non mi è stato proposto e fatto un nome di uno sponsor importante. Questo sponsor importante non potevo non ascoltare che cosa avessero da dire, e si trattava appunto di Fly Emirates, Ah, però. questi che volano, che sono dei fenomeni, diciamo, a livello di azienda, hanno un'azienda stratosferica e le persone sembravano accreditate per parlarne. Ora, il E poi motivo hanno fatto per... anche sponsorizzazioni vere, no? Con entità sì, vere, sì, sì, cioè, sì. giusto, no? Però io, diciamo, il primo dubbio che mi ero creato, giusto per non dire che era troppo facile, era troppo bello, no? Mi sono andato a vedere un po' anche il loro codice etico, diciamo, d'azienda per capire se rientrasse nei loro, diciamo, nei loro obiettivi, no? Quello di sponsorizzare il motorsport. In realtà non era così perché sembrava allora che fossero vietati tutti gli sport considerati violenti, di grosso impatto, diciamo così, anche Pericolo, di no? pericolo. In realtà poi approfondire un attimo, e questo era possibile perché avevano cominciato a sponsorizzare la Formula 1. E da lì parte un po' una serie di proposte che mi hanno fatto a cercare di barcamenarmi un po', a cercare di capire che servizio potevo dare io col mio team, con il marchio che comunque era importante. Nel frattempo avevo, diciamo così, switchato da Ducati ad Aprilia. Anzi, per la verità, loro sono venuti per cercare di approcciare anche la casa, questi almeno quello che mi hanno detto. Noi eravamo, diciamo,
ancora in auge a livelli alti come team, e per cui mi sembrava tutto in ordine, non c'era nulla che stonasse, diciamo, in un approccio di un grande sponsor con un team come il nostro. Anche se io non mi sono mai fatto illusioni, quando si parla di migliori, per me, che vengo da una realtà molto semplice, cioè una realtà fatta di lavoro, di crescita, diciamo, progressiva, no? Con tanti sacrifici, per fare uno step che vale 100, qui mi si proponeva subito 1000, io già da lì non mi piaceva la cosa. Comunque, diciamo, è stata una storia. Per arrivare poi a ottimizzare eventualmente questo contratto, ci sono in mezzo incontri, ci sono in mezzo non incontri fatti da me, ma fatti magari uffici politici di manager di grandi personaggi. E devo dire che qualcuno di questi, non faccio nomi, ma sono tutt'oggi, diciamo, Nell'establishment, nell'establishment. no, per chiarire, cioè ti fu offerta una sponsorizzazione e, come spesso capita in situazioni di questo tipo, c'era tutto, fra virgolette, più o meno reale, anzi poco Sì. Sì, reale, tutto il materiale a sostegno di tutta questa cosa sì. qui. Quindi c'erano i comunicati, No, io c'erano. faccio una premessa. Quello che sto dicendo adesso oggi a te, te lo dico, faccio solo per il servizio. Se qualcuno potesse evitare la truffa, tra virgolette, non mi riferisco ai grandi nomi per cui potrebbe essere legato, diciamo, un marchio noto, notissimo, con un altro altrettanto A tutti quelli che spaziale. fanno questo lavoro, che rischiano, Cioè, no? in mezzo a queste situazioni ci cadono, diciamo, le piccole imprese, gli artigiani che fanno poi cose, diciamo, da non clamorose, no? Servizi che magari sono ammagliati al fatto che io sponsorizzo, cioè la grande azienda sponsorizza un grande nome, e poi in mezzo colui che tenta di fare la truffa attraverso questa falsa sponsorizzazione risucchia di fatto l'attenzione per fregare proprio quelli piccoli. Come è Quindi, in un successo grande in un grande progetto che progetto, sembra sì. avviato, vengono invitate poi delle persone, magari di più piccola Ma entità, a esattamente. cercare, no? E quindi la truffa consiste non tanto No. nell'utilizzare dei marchi noti, che magari, anche se A eventualmente noi danneggiate, non potrebbe succedere niente, però per tirare dentro magari anche altre. nel caso nostro la truffa, diciamo che la dobbiamo considerare truffa, che poi ho denunciato alla Procura della Repubblica, perché su questo voglio essere chiaro, diciamo, ci sono degli atti pubblici, ci sono, diciamo, delle denunce fatte, sono in Procura a Roma e vanno avanti, e l'ho fatto solo ed esclusivamente per tutelare i terzi, non noi, perché noi oramai avevamo speso dei soldi per fare delle tute, per fare dei caschi, per fare delle magliette, delle cose, dopodiché non sono arrivate, non è arrivato il bonifico, e per me non contava nulla, neanche il contratto firmato dall'amministratore delegato falso di questa o quell'altra società. Comunque, vabbè, questa è una situazione, raccontarla nel dettaglio è enorme come massa di documentazione, di lavoro, di corrispondenze, di viaggi fatti e non fatti. Devo dire, io ho tenuto sempre un profilo di prudenza, ma soprattutto a tutela, diciamo, degli altri sponsor correlati, diciamo, All'attività del te, che potevano cadere ingannati in che una potevano situazione avere, del genere. esattamente. Questo è stato, diciamo, perché l'ho fatto? L'ho fatto perché vivo e sono cresciuto in una situazione, diciamo così, un po' più reale. Il mondo fantastico non ci credo molto, e sono difficili le situazioni per cui dal nulla, quando ho fatto fatica forse a trovare 2 milioni l'anno prima, viaggiando per largo e per lungo un po' in tutta Europa e in Italia per trovare anche sponsor da 20, 30, 50 mila euro, oltre che quelli che hanno sostenuto veramente il team, però parliamo di 2 milioni, mi vengono offerti 5 milioni, 7 milioni, capito? È una roba che non sono tanto incline a pensare che sia vera da subito. Cioè, come diciamo spesso noi scherzando qualche volta quando ci siamo trovati a bere un caffè, Sì. no? Che, cioè, come dire, siamo di campagna e quindi poi alla fine, Diciamo nel bene o io nel male, uno vuole vedere, no? non sono il nostro profilo, eravamo campioni del mondo da un anno, avevamo, diciamo, tutta l'attenzione dei media, la Superbike aveva un valore enorme rispetto a quello che è oggi, e tutto mi poteva far illudere, diciamo, di un percorso facile ad avere un sacco di soldi per fare un team spaziale. Lo potevo fare, potevo spendermi questa o quell'altra notizia, potevo a mia volta attirare con una cosa del genere, attirare qualche altro sponsor, sarebbe stato forse involontariamente anche, diciamo, conveniente, no? Perché uno che poi ha una sponsorizzazione di questo livello
Se la spende. per l'effetto, diciamo, dei multipli che produce, diciamo, la visibilità insieme a Fly Emirates, anche il piccolo sponsor raddoppia lo sforzo per starci Però dentro, però. andando un po' nel dettaglio, per quanto è possibile, perché è tutto ancora in mano, no? Diciamo che furono presentati i famosi comunicati con timbre, Ma firme, con nomi, non con... solo, non è che io sono stato parte passiva, cioè sono rimasto in ufficio, dice, ma mi hanno portato dei contratti, è arrivato quel personaggio, mi è arrivato l'altro, io so. No, io mi sono mosso, mi sono preso le mie belle cose, sono andato a vedere gli uffici, sono andato a vedere le persone, ma quelli erano abilissimi perché mi hanno fatto trovare una situazione del tipo un ufficio presso un'entità, diciamo, Governativa. governativa, l'altro il politico di una certa rilevanza, naturalmente il politico non è che era a conoscenza della No, truffa. venivano anche a loro A volta loro volta, utilizzati, no? me ne ricordo una per tutti, c'era un famoso soprano libanese, mi sfugge il nome, che è comunque uno, credo, dei due o tre soprani più Una famosi al signora mondo, molto nota, sì, insomma, che fu che è la stessa abbindolata, no? è In stata questo. abbindolata perché loro cercavano di creare una sorta, un elenco di eccellenze sportive, dello spettacolo, della cultura in generale, e creare, diciamo, una sorta di nomi credibili intorno al loro disegno, diciamo, che spaziava dal motorsport, cioè con Altea Racing in questo caso, allo spettacolo che poteva essere appunto la signora soprano, eccetera. Diciamo che il Li ho meccanismo. conosciuti queste persone, ecco Sì, perché, sì, cioè, il sì, sì, soprano sì. era vero, io sono andato a vedere chi è, perché proprio non mi fidavo, non sono andato a capire un po'. Diciamo che il meccanismo è quello di, diciamo così, utilizzare nomi importanti con molta credibilità per creare un network che facesse pensare al fatto che si stesse facendo sul serio. E quindi in Sì. questa maniera poi dopo la truffa non era verso queste persone che insomma venivano coinvolti anche se poi No, non se quelli ne erano, faceva niente. diciamo, Erano... come la mia squadra doveva essere, diciamo così, strumentale, no? strumentale. È chiaro che mi ha procurato la perdita di tempo e Cioè, anche un quello è un po' di danno valore, certo. economico, però visto che sta in mano alla procura, io questo è un contratto fatto, diciamo, con Fly Emirates, con la famosa, diciamo, firma del vicepresidente Farsa, per cui diciamo, poi è stato oggetto appunto dell'indagine della procura. Non so se, naturalmente, le indagini credo saranno terminate. Diciamo, la parte grave però è che io ho denunciato questo direttamente subito alla procura. La procura naturalmente ha fatto il suo lavoro e credo che abbia fatto un ottimo lavoro, però il problema è che poi qui parliamo del 2013, qui nel 2016, il giorno 3 febbraio, apro il giornale e leggo le stesse persone che avevano creato, diciamo, tra virgolette, un problema, però l'hanno creato solo a me, nessuno l'ha mai saputo, ma è un problema piccolo, ma ne Posso potevano. leggere il titolo io? Me lo fai fare? Sì. Allora, siamo intermediari di Etihad, così l'Inter è stata ingannata. Finti sceicchi e servizi segreti. Il club coinvolto nel tentativo di truffa di un Ecco, albergatore. Cioè l'Inter questo sono riusciti a fregare che questo. si sono riusciti a fregare l'Inter, però l'Inter ci ha rimesso un po' di più perché naturalmente ha mollato il vecchio sponsor per prendere Pirelli questo, dell'epoca. va bene, sì, Vabbè, cioè, non è e che... poi quando poi si è arrivato tutto a una bolla di sapone, diciamo, quella che doveva essere la sponsorizzazione di Etihad, evidentemente Pirelli forse un po' si è vendicata e ha giocato al ribasso per il rinnovo del contratto. E questo è quello che mi fa un po' rabbia, perché questi personaggi a distanza di 3 anni si sono riorganizzati talmente, forse ancora con più forza, no? Quindi l'effetto della denuncia non è servito a nulla, e sono riusciti a truffare un'altra entità come Inter. Ora, Cioè, ci sta sempre comunque gli interlocutori sono sempre, cioè voglio dire, gli elementi fra virgolette, del raggiro, insomma così, anche vittime, sono sempre più o meno gli stessi, no? sì. Cioè, un'entità sportiva di riferimento, Sì. un'entità artistica in questo caso è, poi invece come a supporto, ovviamente inconsapevole, ci sta un petroliere, Petroliere, ma nel guarda, caso vostro il petroliere... ma specialmente quando improvvisamente poi c'è queste mega aziende improvvisamente trovano un collaboratore che sta, che ne so, faccio un per dire uno, a Colleferro, no? Improvvisamente parlano per conto di un'azienda che fattura, che ne so, 20 miliardi
milioni di euro e improvvisamente guarda caso lo trovano per dire a Colleferro piuttosto che a Morlupo, dove abito Morlupo. io. Questo mi lascia un po' perplesso questa cosa qui, però la mia è stata una storia, oggi ho deciso di raccontarla non perché voglia accendere polemica o cosa del No, per genere, sollevare una io ci bandierina metto la faccia d'allarme. perché un po' dopo tanti anni, visto che sono abbastanza fuori dal giro, diciamo, di quello che poteva essere, ecco, per esempio non l'ho messo in giro prima, questo lo voglio dire, mi dai l'occasione a dirlo, perché se avessi tirato fuori sta roba qua nel 2013, no, che l'avrebbero fatto tutti, io non lo so perché non l'ho fatto, perché penso di aver imparato qualche cosa nella mia vita normale, tra virgolette, di lavoro, e di non fidarmi troppo delle cose troppo facili. Ma se avessi tirato fuori una cosa del genere all'epoca, non, forse sarebbe stato un danno un po' per tutto l'ambiente, no? Cioè, io avrei fatto la figura del pericottare, come si dice in gergo. Dall'altra parte, chissà come sarebbe stata interpretata una cosa del genere, la credibilità del mio team, ma anche dell'organizzatore, e poi comunque una scarsa considerazione, credo, proprio dell'ambiente stesso. Non che queste cose non succedano, perché ne ho viste anche di peggio, forse in MotoGP, con sponsor che sono apparsi ma poi sono spariti o sono stati addirittura carcerati per motivi diversi. Allora, Bene, abbiamo visto in non voglio Superbike uno fare. sponsor medicale, chiamiamolo così, che ha messo in grossa difficoltà un team che era un team storico della Sì, Superbike, no? Che, allora, voglio dire, parliamo, no? ho deciso di fare questa chiacchierata con te, Gianluigi, solo perché ho visto che ti stai occupando di una storia che naturalmente non sarò io a rimetterci in mano, però mi sembra molte similitudini con questo tipo di modus operandi, se no e che spero invece che sia poi smentito tutto e Il che nome del sia. petroliere, fra virgolette, tuo, si può dire. No, del petroliere mio, che sì, c'è petroliere, C'è alla fine sì, abbinato con questo c'era anche Gazprom, sempre un petroliere, sì, perché questi fanno gas allora, io sì. l'avevo scritto, no? Gli elementi della truffa o della ipotetica truffa sono sempre l'entità sportiva, Sì. l'entità artistica e poi qualcuno che dovrebbe avere i soldi, che sembra che ha tanti soldi che non gli pesano, no? Giusto, quindi un petroliere è perfetto. Allora io da qui, purtroppo Genesio, tu non hai nascosto questo cappello, e No, io da questo cappello però. ti ho detto, Gene, ma sai che io non mi faccio fatica, però c'è una cosa più grossa, si può tirare fuori quella. Vabbè. E tanto mi hai Ce rotto l'ho le palle. qua, guarda, ce l'ho Qua, dalla parte mia. sta qua. Allora. Questa è una bella tuta, così la faccio vedere un po', perché questa era la tuta che ho portato in Australia insieme a tutto l'abbigliamento, tutto il materiale, i pannelli già fatti con fly Emirates, eccetera, eccetera, perché c'avevo il contratto, c'avevo addirittura in mano il bonifico, che non è Il mai finto arrivato. bonifico. Eh sì, beh, forse perché Allora, sennò. siccome all'imprenditore capita spesso che dicono Sì, t'ho pagato, ecco il il cro, crow. però poi dopo il cro è farlocco. Allora, tu c'avevi un cro di quanto, di che cifra? Di 2 Di milioni e 2 mezzo. milioni e mezzo di bonifico che non è arrivato. Allora, Però se non ho capito. mi sono fidato più della piotta che c'avevo in tasca. Ok, sai, nel fermasoldi, giustamente. No, allora, perché praticamente in Australia è andata così. Altea si è portata due casse. Il materiale Altea, Sì, quello di perché ho campagna, sempre diciamo così, lavorato, cioè, no? ho sempre lavorato, anche se sembrava tutto perfetto come storia, e qui sarebbe troppo lungo di dire i dettagli, perché era perfetta, perché era tutto in mano a persone, diciamo, che sembrava che non potessero mai dire una Una puttanata, fesca. e nei luoghi giusti. Io però comunque alla fine ho annusato che c'era qualcosa di troppo facile in questa, non mi sono fidato. Ecco, da lì è partita la mia mania, forse, di essere un po' diffidente, diciamo, delle cose facili. Ho lavorato parallelamente, se andava bene, incassavo, andavo avanti, e forse chissà, avrei fatto anche forse un'altra vita. Però, Però prima delle prove libere, con due magliette in mano, no, alla allora, scuola, è proprio detta, proprio per, tiro fuori le tute, le magliette, tutto quanto, con i miei collaboratori, con Moreno, Adriano, eccetera, mettiamo a posto tutta la roba copertissima, e si faceva, io ancora ero in contatto con l'Italia, perché il crow me l'hanno dato c'è prima che io, stato il perché crow, sì. mi hanno dato questo crow, però comunque questi soldi ancora, io in contatto con le mie banche, perché dal momento in cui appare la cifra io faccio partire il mio pilota, per le prove ufficiali, cioè ovvero per il test ufficiale, con le livree, Il buon e quindi
anche tutte le carene adesivate, quelle non adesivate, le magliette fatte, insomma è stata una bella cosa, però me la sono cavata, devo dire la verità, sono contento di non averci, diciamo così, perso la faccia, perché un po' di soldi ci ho persi, però parliamo di qualche decina di migliaia di euro per quello, e tanto tempo e anche la delusione con me stesso, perché avrei dovuto forse stroncare prima, no? Però vi garantisco, ve lo dico, vi garantisco che non era facile Quindi il pensare. buon Davide Giuliano era destinato a essere sceicco Mamma mia, dei castelli, no? Cioè, alla fine Davide no, Giuliano non sarebbe sapeva stato niente. contento perché magari gli avrei potuto dare uno stipendio più alto, però Cioè, che vabbè, non avrebbe questo. mai preso, però, perché quei soldi lì non c'erano, non ci sono mai No, stati. qualora avessi avuto dei soldi, Certo. naturalmente è ovvio che avrei trattato un po' tutti in maniera più adeguata a tutti Allora, alla quanti. fine, comunque, a Genesio Siamo collezionista. felici così, però comunque perché ci No, no, siamo divertiti certo. da Allora, a morire. Genesio collezionista comunque fa tutto bene perché c'è tutta una situazione di memorabilia ipotetici Sì, che adesso certo. forse valgono di più no? Perché poi c'è Dunque, tutta sono una passati situazione. 8 anni, io ho deciso di dirlo adesso perché credo, a parte, diciamo, chi dissente, chi poi sui social si prende di petto con l'altro e si dicono qualche volta anche le male parole, però io ho trovato interessante il fatto che qualcuno abbia messo in dubbio, diciamo, una situazione che, insomma, non sembra tanto chiara, no? Poi è Che poi ovvio fra l'altro le si spera di modalità, sbagliarsi, eh. però comunque io porto dentro questa notizia perché poi approfondendo con te magari ti ho detto io personalmente, ho detto guarda che forse c'è qualcosa di strano, però non so se in questi termini, ecco. Adesso, sempre perché io sono rustico certe volte, cioè tu hai incontrato delle persone Top level. top level, in posti top Roba. level. Di persone posso essere de Sì, campagna, come dire, con la parrucca che parlavano inglese, che però era un Era po', un era inglese, insomma, che inglese con quello mio da scazzato vedeva. videocassetta, insomma, Sì, cioè, sì. voglio dire. E No, quindi poi alla fine i dubbi sono anche quelli lì, no? Cioè, voglio dire, no, no. gli Allora. hai lasciato il buffo però all'hotel, se può dirla, puoi raccontare questa del buffo all'hotel, perché No, visto che sono i quando. dettagli No, che fanno la allora, differenza. quando ho capito, quando doveva arrivare questo. Perché io poi ho chiesto di far venire, diciamo, le persone che avevano partecipato, diciamo, alla composizione di questo contratto e quindi. Insieme a tutte le altre entità, quindi il Soprano, piuttosto che non mi ricordo gli sportivi che c'erano dell'Atletica, eccetera, e fanno un aperitivo all'Hotel Ludovisi, Bel dietro, posto, sì. sì, Hotel Ludovisi, e io vado. Da come avevo capito, forse dovevamo pagare noi questo aperitivo, qualcosa del genere. A un certo punto arriva questo del Fly Emirates con una bella Bentley, con biondo, 50 anni, 55 così. E però l'attaccatura dei capelli non mi convinceva di questa cosa. Però sei al limite, non è che proprio sei sicuro, no? Poi sei preso un po' da. Siccome io Tutto il però ero bello carico con il sospetto ormai, ho approfondito cioè, il mio occhio è diventato ancora più clinico, il mio orecchio si è, diciamo così, aprizzato un po' di più e ho scoperto che un inglese non era proprio un inglese perfetto e che. Tutte queste cose qui, però c'era di mezzo un sacco di gente, c'era questo soprano lì che stava al microfono a fare un po' i gorgheggi per fare cose, capito? Cioè, parliamo di personaggi spaziali dal punto di vista della notorietà, no? E quindi l'unico burino che sospettava qualcosa ero io, capito? Ma io ce l'ho un po' questa Poi mi sono sensazione, pure incazzato, io ce l'ho, mi capita ho spesso. capito che lì non andava a finire bene questi aperitivi e ho deciso di stroncare. Con me stesso, nel senso che poi avrei rimandato tutte le ulteriori analisi al giorno dopo e quindi magari andare a denunciare i fatti se non proprio non mi Te avessero sei convinto. dato. Tanto mi sono dato che poi ho scoperto che hanno pagato 4.500 euro d'aperitivi, ho risparmiato almeno 2-3.000 euro forse dalla mia parte, così me ne sono andato. E poi ho cominciato un attimo a chiedere più specifiche su alcune situazioni, fino al fatto che prima di partire. Ho chiesto il bonifico e quindi questa è la storia, poi ve l'ho raccontata, fino in Australia sono partito con questa doppia immagine, una quella che poi si è vista in televisione e sui media che era quella reale, l'altra quella che avrebbe dovuto essere, ma che Che abbiamo scoperto non è oggi. mai stata. E comunque 8 anni vanno bene? sì, 8 anni. E Vanno comunque del Corredo facevano parte pure magliette, pantaloni, giubbotti, tutto, intimo, quasi tutto, cappelletti. cappellini. C'erano i biglietti, gli stazionamenti che dovevamo fare tra un viaggio e un altro intercontinentale perché c'erano
l'accoglienza fra gli Emirates che ci facevano trovare il pubblico, sai, tutte quelle robe fatte viste in televisione che devono, noi dovevamo apparire, tipo, andavamo in Australia, fermata a Dubai arrivava roba. che ne so, una storia del tipo, il capo di quella delegazione lì dell'aeroporto ci portava le hostess, magari, che ne so, oppure dei clienti, dei manager per far conoscere la squadra, cioè una roba, ci sono voluti dei mesi, no, per Ma anche perfezionare. fatta benino, sotto certi Sì, aspetti. fatta bene, fatta bene. Quindi diciamo che le similitudini, adesso magari scopriamo che oltre a Genesio Bevilacqua, magari viene fuori qualcun altro che ha avuto una situazione simile, magari ce la racconta, perché magari qualcun altro è stato, sì, Magari andare a chiedere a magari. questi qua dell'Inter. Questi dell'Inter hanno avuto forse un po' più fretta, erano un po' Allora, meno. questi dell'Inter non c'è un nome diverso, cioè non è una Sono le modalità, stesse. le stesse identiche persone, nome e cognome, quindi basta solo andare a cercare, io non ve li dico, ma stesse Con le persone. stesse identiche modalità di Le approccio, modalità non lo so, però progetto, sì. comunque le stesse persone e comunque sempre quella storia lì del miraggio arabo, in quei principi, non principi, insomma lì ce ne sono Finti quattro. sceicchi, però, e servizi segreti. Servizi segreti è Ma i bello, servizi segreti, questo non lo so, però non fanno parte della mia storia comunque. Per quanto però qualcuno mi ha un po' leggiato che doveva essere in incognita perché era a servizio della Santa Sede, sempre quelle cazzate lì così. per tenere il giusto grado di incognita fino al momento in cui dopo era troppo tardi, no, di andare indietro, così. Quindi, Guarda, già detto tra me e te, io su. mi aspettavo diciamo che succedesse qualcosa di buono, visto che comunque noi avevamo prodotto qualcosa di eccezionale. Speravi, no? Dici, giustamente, è arrivato il Nell'ambito momento che incasso pure io, no? sì, un Certo. po' ci ho sperato perché se non avessi avuto neanche questa necessità di incassare, tra virgolette, no? E dire ho fatto tanti sacrifici, diciamo così, tanto stress anche dal punto di vista finanziario, probabilmente in una situazione un po' più normale neanche l'avrei ascoltato, non sarei andato neanche oltre. Ora, la mia è una situazione così, me la racconto per come è stata, magari quella di altri è un po' più comoda. E forse proprio per questo mi aspetto che facciano qualche riflessione un po' più profonda rispetto alla mia. No, però ovviamente questo si parlava del fatto che uno dice, io ho lavorato tanto nella mia vita, ho ottenuto determinati risultati, voglio dire, è anche bello che alla fine, come posso dire, concludo e incasso, ma non dal punto di vista dei soldi, incasso dal punto di vista del prestigio, della visibilità, con un progetto finalmente che mi valorizzi per quello che ho fatto nel passato, no? Quindi questa era Ma io l'esca, no? sono venuto a Quindi. contatto, credo, con grandi sponsor nella mia carriera, più o meno lo sapete, quelli che non ho mai portato, diciamo, sponsor che non possono avere almeno la credibilità di sostenitori di una squadra. Però Certo. proprio perché il mondo è reale, quelle cifre lì, boh, non ci credo, io non ci ho mai creduto. Erano possibili, perché il mondo è strano, tutto può succedere, diciamo che ho aspettato, diciamo, fino all'ultimo momento per essere ancora, diciamo così, tra virgolette, ingenuo, ma non lo sono stato fino in fondo, tutto qui. Diversamente da altri casi che poi non sono andati a buon fine oppure sono andati parzialmente a buon fine, nel tuo caso. Non, la stampa non ha saputo niente, no? No, Giusto non è perché? così, non è che. Perché mi sembra, cioè, avevi proibito di associare il nome, perché un'altra cosa che spesso rende tutto più credibile è l'associazione delle due, no? Delle due entità in partnership, e quindi dopo il nome viene fatto e anche l'entità, fra virgolette, ipoteticamente, perché possiamo sempre dire che non sia vero fino a che uno non è coinvolto, alla fine non si può tirare più Guarda, indietro, no? Cioè, quindi alla fine. riassumo tutto, diciamo, io ho due elementi per dare il via, diciamo, a questa partnership, diciamo, in evidenza e in chiaro. Cioè, da una parte Fly Emirates avesse fatto, diciamo, un comunicato loro direttamente dalla loro quartier Che non generale, l'hanno che fatto. non hanno fatto mai, perché evidentemente non Questo assomiglia un esisteva. po' a qualcosa che. E dall'altra parte, se non il comunicato, mi avrebbe fatto capire meglio che era una cosa, o il bonifico che avesse avuto i soldi sul Il conto, bonifico perché valeva di più del valeva di più del comunicato comunicato. per me, perché quello è evidente. Tutto qui. Quindi voglio dire, quando uno chiede, facendo analisi, analogie, similitudini, ma dov'è il comunicato? Ma dov'è il virgolettato? Oppure quando addirittura c'è la Ma smentita. soprattutto dove sta quello che avrebbe La reason dovuto. why si dice nel marketing, no? Cioè, giustamente tu ti chiedevi, ma che convenienza ci poteva avere X a fare la partnership con Y, se
Cioè, le aziende, diversamente da quello che si pensa, anche se sono di proprietà o controllate da qualcuno, hanno un Parlamento, inteso così, cioè un board di persone che decidono, un Assolutamente. ufficio. Ci devono essere delle ragioni di marketing per le quali si Assolutamente fa. ci deve essere prima di tutto lo scopo, diciamo, è commerciale, lo scopo di crescita del brand, lo scopo di vendere più prodotto se produci olio piuttosto che benzina, piuttosto che batterie, piuttosto, ma deve essere tutto correlato in una maniera tale che si percepisca poi nei numeri di chi ti ha fatto la sponsorizzazione, che assume la responsabilità di deliberare quella cifra. Credo in tutte le aziende sia La questa. giustificazione della Io spesa. un po' lo vedevo in questa cosa qui, Fly, magari che volesse entrare, diciamo, ha messo un piede in Formula 1, l'altro sospetto perché non sono andati in MotoGP. E allora però poi ti accorgi che ci sono, che ne so, questi famosi intermediari che sono vicino a te, che ti ammirano tanto, ti apprezzano, dice, sai, ho speso le parole per te, mi hanno dato il mandato, così, eccetera, eccetera. E le cose possono anche andare in questi termini. Però poi nella conclusione c'è sempre una ragione madre che deve... E, diciamo, imperare su tutte le altre, cioè che deve convenire a chi ti sponsorizza. Se non conviene, non è che uno tira fuori dei milioni così e te li dà perché siamo belli e fighi. Quello è il capriccio che può fare il principe X piuttosto che il padrone di quella, chiamiamolo così, di quella petroliera, se vogliamo dire così, che spende i soldi suoi di tasca sua e ci mette i 5-10 milioni, no? Però se parliamo di aziende quotate in borsa, aziende che hanno comunque una revisione dei conti, hanno i sindaci, hanno tutto un sistema di controllo, cioè un'azione non può vagare così per un capriccio di questo o quell'altro soggetto dell'azienda che dice adesso ho deciso che mi piace bevi l'acqua e gli do 10 milioni di euro. No, questo non esiste, questo nel mio piccolo un'azienda lo so quello che succede intorno a quello. Ho mille capricci io, ma devo tirare fuori i miei soldi per poter far sì che avvengano certe cose per la mia soddisfazione. Certamente non posso e caricare l'azienda dei miei capricci e far soffrire tutto il sistema finanziario. Quindi quel milione che ti ho chiesto per sponsorizzare Mr. Elmer, mi sa che non me lo dai. No, Vabbè, vabbè, no, poi ci penso finisce. un attimo, vediamo un po'. Faccio un Se comunicato. fai un comunicato prima. Ciao.